Buonasera a tutti e benvenuti, ben ritrovati in realtà al consueto webinar mensile chiamato Rendimento e protezione con i certificati. Anche oggi siamo in compagnia di Leontech, in particolare oggi diciamo così, ci allieta con la sua presenza Anna Berto, eccola qui, che saluto Buonasera a tutti. e a cui do la linea per i saluti e per le presentazioni prima di partire a bomba con gli icing, con i prodotti, perché anche questa sera abbiamo parecchio materiale da trattare. A te, Anna. Ciao Gabriele, ciao a tutti, grazie per essere collegati con noi. Come sempre è un piacere, Gabriele, passare quest'ora con te, dove cerchiamo di spiegare il funzionamento di alcuni certificati. Invito tutti a porci le domande sia durante il webinar sia eventualmente dopo a infoitali@leontech.com e cercheremo di rispondervi a tutti, ossia qui durante la diretta oppure via mail. Ripasso la parola a te, Gabriele. Okay, perfetto, partiamo subito velocemente. Allora, come al solito, siamo, dicevamo, con Leontech. Qui in sfondo trovate il sito con tutte le informazioni. Ricordiamo subito i contatti, visto che li ha citati anche Anna. Eccoci qui, se volete contattare Anna e Leontech, andate, vedete sulla sezione contatti, trovate tutte le informazioni, il numero di telefono o l'indirizzo mail per contattarli qualora doveste avere dubbi, domande, necessità di chiarimenti. Ovviamente questa sera siamo in diretta, tutti quelli che vorranno partecipare e porre domande, noi rispondiamo ovviamente in tempo reale, però qualora dovessero sorgere domande in un secondo momento, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, o magari semplicemente state rivedendo il video registrato, ecco che allora avete la funzione contatti. Poi magari entreremo nei dettagli delle altre funzionalità del sito, come ad esempio la funzionalità cerca prodotti. E più tardi per illustrare un po' tutte le caratteristiche che si possono utilizzare, no? Tutte le funzionalità, diciamo così, della piattaforma per essere operativi. E vedo che già siamo collegati in tanti, direi di partire subito quindi con il primo certificato. Eccolo qui in sfondo. È un certificato Express, quindi è un prodotto a capitale condizionatamente protetto. È un prodotto a diciamo così, distribuzione dei proventi, quindi la tipologia è quella classica dei cash collect, quindi un prodotto finanziario idoneo all'investitore che ha necessità di avere un'entrata periodica. In questo caso il certificato è costruito sul titolo Intesa San Paolo. Qui trovate, vedete, le altre caratteristiche di questo prodotto. Qui innanzitutto trovate il codice ISIN, che è il codice univoco per poter identificare il prodotto e comprarlo senza nessun errore, no? Visto che il mondo dei certificati è parecchio ampio in termini di emissione, ecco il codice fiscale, cioè il codice ISIN è un po' come il codice fiscale, no? Permette di identificare in modo univoco un prodotto. È quotato, vedete, sul mercato dell'OTC, quindi un mercato regolamentato, e trovate la presenza del market maker, no? Per garantire la liquidità in acquisto e in vendita in qualsiasi momento. Un certificato, infatti, lo potete comprare in fase di emissione, lo potete comprare quando è già quotato sul mercato, lo potete portare a scadenza, ma lo potete anche rivendere in anticipo rispetto alla naturale scadenza. E quindi potete negoziarlo in tempo reale, fondamentalmente sul mercato. L'emittente, vedete, è EFG, lo troviamo qui. Magari dopo entriamo un attimo nel dettaglio di questo emittente, perché mi sono arrivate due o tre domande anche nei giorni scorsi chiedendomi informazioni su EFG. Dopo magari Anna, anzi, se vuoi chiarirlo subito, chi è EFG, perché è un emittente relativamente nuovo, fondamentalmente. Certo, allora EFG è un nostro emittente partner per il quale noi curiamo tutta l'emissione dei certificati, è una banca svizzera a rating singola A e quindi il rischio emittente è diverso dal rischio emittente Leontech, poiché sono due emittenti distinti, però noi ci occupiamo di gestire tutta quella che è la loro emissione di certificati di investimento, sia in Italia ma anche negli altri paesi dove operiamo. È un partner storico con il quale Leontech ha sempre lavorato. Infatti Leontech è nata in realtà come EFG Financial Product, quindi una sorta di spin-off di EFG, e dopodiché ha mantenuto sempre una partnership con questa banca, soprattutto appunto per quanto riguarda l'emissione di certificati di investimento. Quindi ricordo che il rischio emittente è diverso da quello Leontech, infatti in questo modo si ha la possibilità di appunto diversificare il rischio emittente. Però l'interfaccia e tutte le informazioni relative ai prodotti FG listati in Italia li trovate sul nostro sito.
Perfetto, ottimo. Allora, diciamo l'emittente appunto è IFG. Cosa vuol dire? Ah, qui trovate, vedete tutte, a scendere ovviamente, trovate tutte le altre informazioni che sono utili per comprendere diciamo così, le caratteristiche di questo prodotto. Vedete la durata è 3 anni esattamente, vedete scade nel maggio, il 20 maggio del 2024, trovate il dato in questo spazio. Qui l'accedono all'effetto memoria, lo vedremo fra un attimo. Abbiamo detto che il sottostante è il titolo Intesa San Paolo. Se andiamo a scendere, che cosa troviamo? Troviamo, vedete, l'andamento del certificato, lo possiamo graficare anche, vedete, combinato all'andamento del titolo. Quello che più mi interessava in questo momento era farvi vedere quelli che sono i livelli del titolo Intesa utili per comprendere le caratteristiche di questo certificato. Vedete il fixing iniziale, cioè lo strike che aveva il titolo Intesa, quindi la quotazione di Intesa al momento in cui il certificato è stato creato, vedete, è 2,3725 euro. In questo momento, vedete, la quotazione attuale di mercato di Intesa è 2,44, quindi in questo momento, qui c'è anche, vedete, il livello della barriera, me l'ho dimenticato, 1,1863. Quindi considerando la quotazione attuale, vedete, di 2,44, significa che in questo momento il titolo Intesa non solo è sopra il livello della barriera, che è distante, vedete, un 51%, quindi vuol dire che per verificarsi l'evento barriera, Intesa dovrebbe scendere del 51% rispetto alla quotazione attuale. Ma vedete che la quotazione di mercato è anche superiore rispetto allo strike iniziale, questo è un primo dettaglio da sottolineare. A scendere, che cosa troviamo? Troviamo le altre caratteristiche salienti di questo certificato. Questo è un certificato, dicevamo, a cedola, paga una cedola trimestrale. L'importo, il fatto che sia trimestrale lo vedete perché vedete i dati di osservazione sono agosto, novembre, febbraio, quindi una ogni 3 mesi. Quindi una cedola, abbiamo detto, su base trimestrale, una cedola che ammonta all'1,5%. Come mai dico 1,5%? Perché vedete, qui abbiamo una cedola del 15%. E di 15 euro, scusatemi, 15 euro su, vedete, un valore, aspettate che chiudo un attimo qui, eccoci qua, vedete, dicevo, una cedola del 15% su un valore di, valore nominale, diciamo, di 1.000 euro, che è il valore nominale in emissione, oggi vedete quota leggermente sotto il valore nominale, è un aspetto positivo che quoti a sconto rispetto al nominale, comunque dicevo, 15 euro sul valore nominale di 1.000 euro significa appunto una cedola dell'1,5% su base trimestrale, che significa, come era scritto, vedete qui sotto, un 6% potenziale annuo. Come si legge questo certificato? Beh, vedete, la struttura è molto semplice. Abbiamo, vedete, periodicamente una data di rilevazione, una data di osservazione. La prima, vedete, è il 13 agosto di quest'anno, quindi tra un paio di mesi. In questa data non è attiva l'opzione autocall. L'opzione autocall, per chi non la conoscesse, è un'opzione che permette al certificato di estinguersi prima della naturale scadenza. E dopo vediamo quali sono le caratteristiche che fanno scattare l'autocall. Comunque, in questa prima data l'autocall non è presente. Quindi, un investitore che dovesse comprare oggi il certificato 996 e mantenerlo in portafoglio fino al periodo, no, qui della data di osservazione, si troverebbe di fronte a due scenari. Primo scenario: il prezzo del sottostante, in questo caso Intesa San Paolo, è superiore rispetto alla barriera che era 1,18. A questo punto il certificato che cosa fa? Paga la cedola dell'1,5%, fra i 15 euro su 1.000 euro di valore nominale, e si va alla successiva data di rilevazione, vedete che è a novembre. Se invece ad agosto Intesa dovesse essere sotto il livello della barriera, ecco che il certificato non pagherebbe la cedola e si andrebbe alla data di rilevazione successiva. Però attenzione, perché sempre qui sul sito troviamo che la cedola, vedete, gode dell'effetto memoria. Vuol dire che la cedola, qualora non dovesse essere pagata in una data di rilevazione, non è automaticamente persa, ma può essere recuperata in una successiva data di rilevazione. Ovviamente, se si verificheranno nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola. Dalla seconda data di rilevazione in poi, ecco che invece, vedete, diventa attiva che cosa? L'opzione autocall. Questo significa che
a partire dalla seconda data di rilevazione, quindi dal novembre di quest'anno, quando siamo in presenza della data di osservazione, avremo tre scenari. Primo scenario, Intesa San Paolo quota a un livello superiore rispetto allo strike, cioè il fixing iniziale. Il valore del fixing iniziale era questo, quello che abbiamo identificato prima. Se si verifica quindi questa condizione, scatta l'opzione autocall, che non è un'opzione che dipende dall'emittente, ma è automatica, cioè quando si verifica la condizione non è una facoltà dell'emittente di tirare il prodotto, è proprio un automatismo. Quindi il certificato rimborsa in anticipo, ovviamente mantiene la protezione del capitale, quindi rimborsa 1000, che è il valore nominale, più 15 euro per ogni certificato, quindi l'1,5% di cedola. Dal giorno successivo il certificato ovviamente non esiste più. Questa è la prima condizione. Seconda condizione, Intesa è inferiore allo strike, ma superiore al livello della barriera. A questo punto il certificato resta in vita, paga la cedola dell'1,5% e si va alla data di rilevazione successiva. Terzo scenario, invece, Intesa San Paolo quota un valore inferiore rispetto alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data di scadenza, di rilevazione, scusatemi, successiva. Anche in questo caso, attenzione, perché la cedola gode dell'effetto memoria, per cui qualora non dovesse essere pagata, non è automaticamente persa, ma può essere recuperata in un secondo momento, quindi qualora in una successiva data di rilevazione si verificassero nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola. A partire quindi da novembre, fondamentalmente come data di rilevazione, in poi, vedete, è sempre attiva l'opzione di richiamo anticipato. Inizialmente il richiamo anticipato, quindi l'autocall, scatta sul 100% del valore della trigger. Ma vedete che poi la trigger diventa decrescente. Fondamentalmente, vedete, passa al 95%, poi a scendere, vedete, diventa il 90% ad agosto 2023 e via discorrendo. Attenzione a un dato: questi tre scenari che abbiamo descritto per novembre, quindi sopra strike oppure sotto strike, ma sopra barriera oppure sotto barriera, noi li ritroviamo in tutte le altre date di osservazione. Qualora ovviamente il certificato non venga mai richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza, cioè non scatta mai l'opzione autocall, abbiamo detto che si va alla data e alla scadenza naturale. Vedete che siamo nel maggio del 2024. A questo punto le cose diventano più semplici perché gli scenari tornano due. Cosa vuol dire? Vuol dire che si va a verificare il valore della barriera. A questo punto, quindi, il titolo Intesa quota sopra la barriera, allora in questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa 1000 e paga l'ultima cedola, oppure se Intesa è sotto il livello della barriera, ecco che il certificato paga la performance negativa del sottostante. Attenzione a un dato che non ho citato ma che è importante: la barriera in questo caso è profonda, abbiamo detto un 50%, però è una barriera continua, quindi vuol dire che la barriera non deve essere verificata nel corso della vita durante la vita del certificato. Quindi, se si verifica in intraday, durante la vita del certificato, l'evento barriera, ecco questo che perde la protezione, quindi a scadenza, dicevo, in quel caso si applica la formula prezzo finale diviso strike, cioè fixing iniziale, moltiplicato per 100. In questo modo si calcola il prezzo di rimborso del capitale a scadenza. Questa è la struttura. Questo secondo me è un ottimo prodotto, una soluzione molto interessante per investire sul titolo Intesa San Paolo. L'unico aspetto da valutare appunto è il discorso della barriera che è di continuo, scusatemi, e non discreto, ovviamente le barriere discrete sono più prudenti perché diciamo così differiscono alla data di scadenza l'aspetto valutativo, la barriera continua invece attiva ogni giorno di vita del certificato, però a dispetto di questo aspetto della barriera continua, le altre caratteristiche come la distanza della barriera, l'effetto memoria e tutte le altre sono assolutamente interessanti. Anche la scadenza di 3 anni è generalmente compatibile, no, con quella che è l'ottica temporale della maggioranza degli investitori. Quindi dal mio punto di vista questo certificato può essere sicuramente interessante da valutare e da analizzare. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Anna. Scusa, ero in mute. No, direi che l'hai descritto in modo completo e totale. Non vedo cos'altro potrei dire. Abbiamo guardato tutte le caratteristiche del certificato e mi sembra chiaro.
come hai sottolineato tu, la barriera non è europea, ma è osservata ogni giorno a chiusura, quindi questo è un dato importante da tenere a mente, ma anche questo l'hai sottolineato, per cui possiamo direi passare al prossimo certificato se non ci sono domande dal pubblico. Perfetto, le domande magari le vediamo fra un secondo. Qui abbiamo, no, ho sbagliato, scusate, deve essere questo, scusate che ho messo in ordine. Eccoci qua. Questo è il gemello del certificato che vi ho appena presentato. Quello che vi ho presentato adesso era un certificato costruito sul titolo Intesa San Paolo. Ecco che qui ne vediamo uno, con le stesse caratteristiche, quindi è sempre un Express. È sempre un prodotto a distribuzione dei proventi. Vedete, qui trovate il codice ISIN, qui trovate il mercato di quotazione, l'euro TLX. Vedete, lo comprate più o meno a livello del valore nominale 1000, qui trovate 1009, ma siamo più o meno sugli stessi valori. L'emittente è sempre IFG. Vedete, la scadenza, la durata è sempre di 3 anni, la scadenza è sempre in maggio 2024, gode sempre dell'effetto memoria della cedola. Abbiamo sempre, vedete, una distanza dalla barriera molto importante del 53%. Anche qui abbiamo una barriera, vedete, continua, vedete, c'è scritto osservazione continua della barriera, quindi non è una barriera discreta, ma continua. Quindi è la stessa identica struttura che abbiamo descritto prima, con la caratteristica che in questo caso il certificato è costruito sul titolo Unicredit. Perché vi presento anche questo certificato? Beh, perché spesso e volentieri quello che noi facciamo in questi webinar è fornire delle idee operative, ma andando a descrivere quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Poi sta al singolo investitore verificare se queste caratteristiche sono efficienti per la propria pianificazione finanziaria e soprattutto se i sottostanti che noi abbiamo selezionato sono efficienti nel suo caso specifico. Il concetto era che il certificato che vi ho fatto vedere prima sul titolo Intesa, voi quella stessa struttura cedolare come ve l'ho descritta la potete trovare anche costruita su altri sottostanti. Quindi, se a qualcuno non piace il titolo Intesa San Paolo, ma preferisce il titolo Unicredit, ecco che può trovare la versione del certificato di prima, declinata però sul titolo Unicredit. Dal momento che il titolo Unicredit è leggermente più volatile rispetto al titolo Intesa, perlomeno in questo momento storico, questo certificato, vedete, ha una cedola, la andiamo a prendere, leggermente più alta. Vedete, prima erano 15 euro su 1000 di valore nominale per un 6% all'anno di potenziale rendimento. In questo caso, vedete, abbiamo una cedola di 17,50 euro, sempre su un valore di 1000 euro di valore nominale, quindi una cedola del 1,75% su base trimestrale, vedete, per un potenziale annuo del 7%. Per il resto la struttura è esattamente identica come l'abbiamo descritta prima, quindi abbiamo la prima data di osservazione ad agosto senza opzione autocall. L'opzione autocall scatta, vedete, da novembre, e quindi a novembre avremo i famosi tre scenari, sopra strike, sotto strike, ma sopra barriera oppure sotto barriera. La trigger, vedete, nelle prime date di rilevazione è il 100% del valore del fixing iniziale del sottostante, poi vedete che diventa del 95% a partire, vedete, dall'agosto dell'anno prossimo, del 2022, poi vedete diventa dall'agosto 2023 del 90%, fino a scadenza nel maggio del 2024, dove se non viene ovviamente mai richiamato in anticipo, avremo i due scenari basati sulla barriera, se è stata violata durante la vita del certificato, perché non dimentichiamoci che era barriera continua, oppure se non è stata violata e quindi si mantiene la protezione. Quindi non entro più nei dettagli per non essere pesante, però vedete, è la stessa identica struttura, con le stesse caratteristiche, le stesse date del certificato di prima, però in questo caso il prodotto è declinato sul titolo Unicredit. Quindi se uno vuole diversificare o vuole un'alternativa a quello che abbiamo visto prima, ecco, questo certificato è interessante. È interessante quindi come lo era quello precedente. Ovviamente anche in questo caso tenete a mente che la barriera è continua e non discreta. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Anna, altrimenti guardiamo un attimo le domande. Direi che possiamo guardare le domande. Allora, mi chiedono se la barriera è intraday o attiva in chiusura. È attiva in chiusura ogni giorno e lo si può andare a vedere dal
term sheet, Sì, andiamo a quindi prendere, magari bravo, l'ho dimenticata, eccoci qua. il term sheet al momento è disponibile in inglese, ma stiamo lavorando per averlo in italiano, prima o poi sul nostro sito. Dicevi, aspetta, che andiamo a prenderlo. Esatto, allora scorrendo a pagina 3, se non erro, sì, viene definito il barrier event. Ok. Allora, barrier event, eccolo qua, infatti, traducendo dice che può succedere se al livello di chiusura di ogni giorno lavorativo in cui il certificato scambia, viene osservata di fatto a chiusura di ogni giorno lavorativo in cui il certificato scambia. Definito Esatto, perfetto. closing level of the underline, questo è importante perché è il closing level, quindi non il livello dell'underline tutto il giorno, ma solo quello di chiusura Esatto. dell'underline e sottostante. Esatto. Poi Mauro mi chiede se la barriera continua non crea problemi, nel senso che aumenta il rischio. Ah sì, ok, cosa vuol dire? Allora, sì, beh, se facciamo un confronto tra barriera continua e barriera discreta, la barriera continua, essendo attiva ogni giorno di vita del certificato, rappresenta ovviamente un grado di rischio maggiore rispetto alla barriera discreta che invece è attiva e rileva solo a scadenza. Ovviamente a fronte di questo maggiore rischio c'è un aspetto positivo, che è quello del maggior rendimento. Se noi avessimo due prodotti gemelli, cioè emessi lo stesso giorno dallo stesso emittente sullo stesso sottostante, ad esempio la struttura classica più semplice è quella ad esempio del bonus cap, per intendersi, no? Avessimo due bonus cap, oppure possiamo prendere anche due ex, se il concetto non cambia. Dicevo, stesso emittente, stessa data di fixing iniziale, stesso sottostante, quindi identici, semplicemente uno a barriera continua e una barriera discreta, ecco che allora quella barriera discreta avrebbe un premio oppure una cedola inferiore, no? In questo caso abbiamo una cedola dell'1,75%, vado a memoria un attimo che lo prendiamo, esatto, magari se avessimo la barriera discreta, magari questa cedola sarebbe, non so, dello 0,75, adesso un numero a caso giusto per dare un'idea, però sarebbe sensibilmente inferiore. Immagino, magari confermami, Anna, che la barriera continua in questo caso è stata fatta per generare rendimento in questa fase di bassa volatilità, no, dei mercati azionari. Immagino che sia stato Sì, c'è un motivo di questo tipo. stato questo motivo e poi chiaramente c'è anche la volontà dell'emittente di Leonteq e EFG di offrire appunto certificati diversi. Abbiamo anche certificati magari sugli stessi sottostanti non emessi lo stesso giorno, quindi questo confronto che tu hai detto che è importante non si può fare proprio di pari, però abbiamo altri certificati con barriere europee e quindi abbiamo pensato di emetterne anche con barriere a chiusura ogni giorno per cercare di offrire appunto di diversificare appunto la nostra offerta e offrire una cedola magari un po' più alta in un momento di volatilità comunque bassa. Sì, assolutamente, è una freccia in più nell'arco di un investitore che può scegliere una soluzione di investimento diversa da un'altra, assolutamente. Un pacchetto, diciamo così, un'offerta molto più completa. Gian Domenico mi chiede di specificare il discorso della barriera che non l'ha capito. Allora, la barriera è continua, vuol dire che è attivo ogni giorno di vita del certificato, però in questo caso la barriera non rileva se viene violata in intraday, ma se viene violata a fine seduta. Questo era il concetto. Spero di aver risposto e chiarito il tuo dubbio. Inoltre, rilevando solo a chiusura, è anche molto semplice per l'investitore finale andare a vedere effettivamente a quanto chiuso ogni giorno il sottostante, mentre intraday magari è un po' più difficile da monitorare continuamente il livello del Esatto. sottostante. Poi chiedono come ricercare i certificati sul sito di Leonteq. Beh, qui è molto semplice perché vi faccio vedere. Voi andate, questo è probabilmente il sito fatto meglio da questo punto di vista per quanto riguarda la ricerca dei prodotti. Vedete, qui siete in home page dove fondamentalmente avete tutte le informazioni che vi servono.
Voi cliccate, vedete su cerca prodotti, faccio vedere come faccio io a fare ad esempio un'analisi, poi è chiaro che sono talmente tante le funzionalità del sito che faccio fatica in pochi minuti, no, essere schematico, eccetera, e soprattutto essere esaustivo. Vi faccio vedere quella che è la procedura che utilizzo io, che secondo me è diciamo così, molto funzionale, no? Dicevo, andate su cerca prodotti. Poi scorrendo verso il basso, ad esempio, banalmente potete fare tante ricerche, ad esempio andate a ordinare i prodotti in funzione della distanza dalla barriera. Aspetta, mi stavano chiedendo, aspetta, arrivo qua fra un secondo perché la domanda, ho capito adesso, era diversa. Cioè, se io voglio trovare Intesa San Paolo, allora se uno vuole trovare Intesa va direttamente qui in alto. Clicca e in automatico, vedete, il sistema vi restituisce tutti i sottostanti con Intesa San Paolo. Se volete Intesa Eni, mettete qua di fianco, scusate, ho cambiato tastiera da poco, sembro dislessico, ma non lo sono, eccomi qua, vedete, vi ha trovato anche altre soluzioni, quindi è molto intuitiva. Quello che vi volevo far vedere, che dicevo prima, vedete, quando siete qui, ad esempio, cliccate su distanza dalla barriera, ad esempio, maggiore del 50%, quindi state privilegiando una, diciamo così, una selezione improntata alla prudenza, fondamentalmente. Ecco che in automatico vedete il sito vi restituisce 62, certificati che in questo momento presentano i sottostanti a una distanza superiore, al 50% rispetto alla barriera. Quindi potete anche poi ordinare chi ha la distanza del 50, chi ha la distanza del 55, eccetera. Un'altra cosa che potete sempre fare in quest'ottica è quella, ad esempio, di andare a ordinare la lettera dal valore più basso al valore più alto. In questo modo voi che cosa avete? In due clic, vedete, perché facciamo il processo, vedete, siete in home page, andate su cerca prodotti. Andate, vedete qua sotto dov'è distanza dalla barriera maggiore di 50, secondo clic, lettera, e vedete che, due clic, scusate, no, ho sbagliato qualche passaggio, scusate, eccoci qua, lettera, vedete che in due clic fondamentalmente avete trovato non solo i sottostanti con la barriera più profonda, più distante, ma anche quelli in questo caso che quotano sotto il valore nominale. Quindi il valore nominale è di 1000, in questo caso vedete il primo Eni e Intesa quota 977 euro, quindi lo si compra 977, dovesse rimborsare 1000, pagare le cedole, voi avreste il guadagno della differenza tra 1997 e più le cedole incassate. Lo specifico per specificare che cosa? Che sia le plusvalenze di prezzo, cioè le differenze positive, no, tra il prezzo di acquisto e il prezzo o di vendita o di rimborso di un certificato, così come le cedole dei prodotti a capitale condizionatamente protetto, costituiscono reddito diverso e possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze. Quindi vedete che in pochi minuti avete trovato una serie di certificati. Questo è il certificato che vi ho appena fatto vedere, quello su, vedete, Intesa. Quest'altro invece è certificato con sottostante Unicredit. Chiedono in chat che cos'è il primo certificato. Beh, lo possiamo cliccare molto velocemente. Eccoci qua, vedete, è un express costruito sul titolo Eni e sul titolo Intesa San Paolo. È quotato, vedete, al Sedex di Borsa Italiana. Qui trovate il codice ISIN per identificarlo in modo univoco. Qui sotto, vedete, trovate le informazioni che vi servono. Questo ha una scadenza più lunga rispetto ai certificati di prima, dura 5 anni. Vedete, scade nel 2026. La cedola, vedete, ha l'effetto memoria. La barriera, vedete, è discreta, cioè attiva solo a scadenza. In questo caso, il worst off, cioè il titolo che tra i due, Intesa Eni, alla performance peggiore è Eni, che ha una distanza dalla barriera, vedete, del 50%. Quindi per verificarsi l'evento barriera, Eni, che in questo momento tra i due titoli è il peggiore, dovrebbe scendere del 50%. Tutto può essere già capitato anche l'anno scorso, ma sicuramente è prudenziale. Qua sotto trovate, vedete, il prezzo di mercato di ciascun titolo, trovate lo strike, trovate il livello della barriera. Vedete, queste sono le due barriere, questi sono i livelli rispetto allo strike. Quindi entrambi i sottostanti in questo momento quotano, vedete, sopra il livello di strike. E qua sotto, quando cliccate su Vedi di più, trovate tutte le varie date. Vedete che la prima data di osservazione è a luglio e poi vedete che la prima data invece di autocall è a gennaio del 2026.
e 22. Qui in alto, alla sezione documenti, vedete, trovate tutte le informazioni, il term sheet che ha citato prima Anna, e qui in caso trovate il KID, vedete, se lo cliccate lo possiamo anche aprire molto velocemente. Qui troviamo, no, il documento che contiene tutte le informazioni chiave. In questo caso il documento è in italiano e qui troviamo proprio tutte le, diciamo così, le informazioni che ci servono per comprendere il certificato. Direi però di andare avanti, guardavo se c'erano altre domande per vedere di riprendere la strada che avevamo tracciato. Allora, Antonio mi chiede che cosa succede se la barriera continua viene violata. Allora, il fatto che la barriera venga violata e la barriera continua venga violata vuol dire che durante la vita del certificato il sottostante o uno dei sottostanti è sceso sotto il livello della barriera, confermando in questo caso in chiusura di seduta la violazione. A questo punto il certificato perde la protezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che a scadenza il rimborso del capitale sarà calcolato attraverso la formula prezzo finale del sottostante worst off diviso strike, cioè il fixing iniziale, moltiplicato per 100. Attenzione a un dato: comunemente viene sostenuto fondamentalmente che la perdita di barriera comporta automaticamente una perdita monetaria, ma in realtà non è automatico, perché potrebbe tranquillamente capitare che un sottostante vende sotto barriera, infrange quindi la barriera continua, ma lo fa magari nel primo anno di vita del certificato, ma magari il certificato ha 3 o 4 anni di vita. Può capitare quindi che nel corso degli anni successivi il sottostante possa recuperare e tornare nuovamente non solo sopra il valore di barriera, ma anche sopra il valore dello strike iniziale. In questo modo, quando a scadenza si andrà a applicare la formula prezzo finale diviso strike, ecco che allora si otterrà un valore positivo. Quindi non è così automatico che la violazione della barriera continua comporti automaticamente una perdita monetaria. È chiaro che è un evento che se non si verifica è meglio, questo è, diciamo così, evidente, però il dato saliente è che non è così automatico che, diciamo così, si combini la frittata. Ecco, questo è il dato. Non so se Sì, vuoi aggiungere qualcosa di più. se posso aggiungere, giusto per fare chiarezza sulla barriera ulteriormente, visto che magari non tutti i nostri ascoltatori sono abituati alla barriera osservata ogni giorno a chiusura. Se a scadenza il livello del sottostante è inferiore rispetto al livello iniziale, allora si ha appunto una perdita perché chiaramente il sottostante ha avuto una performance negativa. Se invece chiude ad un livello superiore all'initial fixing, invece si riceve il valore nominale, non si va oltre al valore nominale, ecco. Quindi 1000 ha certificato. Esatto, un attimo che stavo guardando. Ok, Questo è magari. specificato sempre sul term sheet a pagina 3. Mi sto riferendo a uno dei due ISIN che abbiamo visto prima, il finale 985. Comunque tutti i term sheet sono fatti sullo stesso standard e nella sezione redemption si hanno appunto i vari scenari di rimborso a scadenza, quindi assolutamente invito tutti i nostri ascoltatori interessati a questo certificato a familiarizzare con quello che è quelli che sono i potenziali scenari di rimborso a scadenza. Perfetto, qui ho selezionato, vedo che non ci sono altre domande, per cui possiamo andare avanti. Allora, qui ho selezionato un altro certificato, sempre un Express, quindi sempre un prodotto a capitale condizionatamente protetto, sempre della famiglia, diciamo così, dei cash call, quindi dei prodotti che pagano una cedola periodica. In questo caso, vedete, il certificato è un worst off, vuol dire che è costruito su un paniere di titoli. In questo caso, vedete, i titoli sono Eni, Intesa San Paolo e Stellantis, no? Quella che era Fiat fino a qualche mese fa. Qui trovate, vedete, il codice ISIN del prodotto. Qui trovate, vedete, il mercato di quotazione Euro TLX e qui a scendere, vedete, trovate tutte le altre informazioni. Vedete, il prezzo di mercato è 1015, quindi leggermente superiore al valore nominale di 1000. Vedete, la durata è 4 anni, cioè scade, vedete, il 29 aprile del 2029, gode dell'effetto memoria. In questo momento, vedete,
che è certificato worst of, il sottostante, scusate, worst of, cioè quello con la performance peggiore, vedete, è il titolo ENI, che però vedete ha una distanza del 51% dalla barriera. Barriera che è, vedete, a scadenza, cioè discreta, quindi attiva solo a scadenza. Attenzione a un dato: se noi andiamo a analizzare, vedete, la quotazione di mercato attuale dei sottostanti e la rapportiamo non solo con la barriera, ma anche con il fixing, scusatemi, iniziale, che cosa troviamo? Troviamo che, vedete, tutti e tre i sottostanti in questo momento quotano sopra la barriera. Però attenzione a un dato importante: se noi andiamo qui sotto per trovare tutte quelle che sono le prossime date di osservazione, troviamo, vedete, che a luglio e ottobre, fondamentalmente queste prime due date di rilevazione, l'opzione autocall non è in vita, non è attiva. Quindi vuol dire che in occasione delle prime due date di rilevazione, anche dal momento che i sottostanti sono tutti e tre sopra barriera, il certificato non può rimborsare in anticipo. A partire invece dal gennaio del 2022, ecco che invece, vedete, si attiva l'opzione autocall con, vedete, il 100% del valore della trigger, anche in questo caso trigger che poi, vedete, diventa decrescente, vedete, fino a un minimo del 70%. Non l'abbiamo detto, però mi sembra che sia utile specificarlo: il fatto che la trigger sia decrescente vuol dire che rende più probabile il richiamo anticipato del prodotto. Per verificarsi l'evento autocall, quindi richiamo anticipato rispetto alla naturale scadenza del prodotto, nel caso di un certificato, vedete, di questo tipo, cioè composto da tre sottostanti, vuol dire che tutti e tre i sottostanti devono essere superiori al livello della trigger in occasione, no, della data di rilevazione. Quindi se il 24 gennaio tutti e tre saranno superiori a che cosa? Al fixing iniziale, ecco che allora il certificato rimborsa in anticipo. Se anche uno sarà sotto, invece questo scenario non si verificherà, cioè non si verificherà come si chiama, il richiamo anticipato. La cedola, vedete, è trimestrale, lo vedete sempre dalle date, ammonta all'1,5% a trimestre, che significa un potenziale annuo, vedete, del 6%. La struttura cedolare quindi è molto semplice: una cedola dell'1,5% pagata su base trimestrale, se ovviamente tutti e tre i sottostanti quotano sopra la barriera. Questo è il concetto. Abbiamo detto che in occasione delle prime due date di rilevazione non è attiva l'opzione autocall, per cui l'investitore avrà due scenari: cioè tutti e tre sono sopra barriera, si paga la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, almeno una inferiore alla barriera, non si paga la cedola, che però gode dell'effetto memoria e quindi non è automaticamente persa, e si va alla data di rilevazione successiva. Questi due scenari, dicevo, li troviamo sia a luglio che a ottobre. Poi invece da gennaio, vedete, si attiva l'opzione autocall con la trigger inizialmente al 100%, per cui avremo i tre scenari: sopra strike, oppure sotto strike ma sopra barriera, oppure sotto barriera. Questa è la struttura, no, che ormai abbiamo imparato a conoscere anche nei certificati descritti prima. Anche in questo caso, se non viene mai richiamato in anticipo, si giunge alla naturale scadenza, che in questo caso, vedete, è nell'aprile del 2025. Anche qui si andrà a verificare il livello della barriera. Se tutti e tre i sottostanti quotano sotto, scusate, sopra la barriera, si mantiene la protezione, rimborsa 1.000 più paga la cedola, altrimenti no, paga la performance del worst off, cioè del sottostante di questi tre che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore, cioè si è deprezzato maggiormente. Quello è il certificato, che il sottostante che viene utilizzato, no, per calcolare poi il prezzo di rimborso. Se fosse gennaio, oggi, quindi facciamo finta che oggi sia il 24 gennaio 2022, considerando, vedete, che tutti e tre quotano sopra non solo il rispettivo livello della barriera, ma anche sopra il rispettivo livello di strike, il certificato, no, scatterebbe l'opzione autocall, per cui rimborserebbe 1.000 e pagherebbe la cedola di 15 euro, quindi l'1,5%. Ma non dimentichiamoci che invece abbiamo due date intermedie, quindi se anche a gennaio dovesse essere richiamato in anticipo, questo certificato permetterebbe di incassare l'1,5% a luglio, un 1,5 a cos'è, ottobre, e un altro 1,5 a gennaio. Quindi ci potrebbero essere tre cedole dell'1,5% prima di rimborsare, quindi un 4,5% in 6 mesi circa, no?
Quindi anche questo, secondo me, è un certificato assolutamente interessante da monitorare, nel senso che la barriera è discreta, la barriera è profonda, gode dell'effetto memoria, i sottostanti sono tutti sopra strike, è senz'altro un certificato, secondo me, assolutamente interessante da monitorare. Guardavo le domande. Questa magari vabbè, rispondo, la faccio a te, Anna, giusto per le domande semplici in realtà, ma giusto per spezzare, no? Così non è. Chiedono, Michele chiede, nel caso che la barriera continua fosse violata, l'effetto memoria delle cellule resta intatto o diciamo così viene a mancare l'effetto memoria? Diciamo, la barriera continua, hai detto? Comunque no, sono due. No, l'effetto memoria rimane. Esatto, Quindi sono concetti distinti. se poi il sottostante durante la vita del prodotto tocca la barriera e poi però ritorna su e quindi torna sopra anche a livello di trigger delle cedole, quindi si verifica la condizione per pagare le cedole, la cedola viene pagata. Esattamente, esattamente. Altro certificato che secondo me è interessante è quello che vedete qui in sfondo. Mentre il certificato di prima era costruito su titoli tutti italiani, ma appartenenti a settori diversi, quindi con una correlazione non perfetta, diciamo così, in questo caso invece troviamo un paniere che ha una maggiore correlazione perché vedete che i sottostanti appartengono tutti al settore petrolifero, quindi quotati su mercati, come si dice, diversi, ma tutti appartenenti allo stesso settore. Questo è un fattore sicuramente positivo perché diciamo così che una correlazione positiva a livello di composizione del paniere rappresenta un aspetto positivo da questo punto di vista, un minore rischio, mettiamo in questi termini. La struttura è sempre quella di un ex, quindi un prodotto che paga una cedola periodica, anche qui siamo sempre nel campo, no, dei prodotti a capitale condizionatamente protetto, qui trovate sempre il codice ISIN, quotato sull'Euro TLIF, quindi sempre un mercato regolamentato, la scadenza, vedete, è aprile del 2024, la cedola è sempre a effetto memoria, l'abbiamo già detto che è quotato sull'Euro TLX, l'emittente è sempre IFC, eccolo qui. La barriera, vedete, è attiva sulla scadenza, quindi una barriera discreta. In questo caso la barriera, vedete, è del 70% rispetto cioè al fixing iniziale fondamentalmente. In questo momento, vedete, abbiamo tutti i titoli sopra barriera, vedete, c'è chi è distante un 28, 29 quasi, chi è distante un 35%, ma rispetto, vedete, allo strike iniziale, che cosa abbiamo? Abbiamo, vedete, che solo il titolo Repsol quota a un livello superiore, gli altri sono sotto. Non è assolutamente un male che siano sotto lo strike, perché vuol dire che il certificato potrebbe restare in vita senza far scattare l'opzione autocall. Quindi, da questo punto di vista, non è assolutamente un problema. L'importante è che venga, come si dice, rispettata la barriera. Questo certificato, dicevo, è interessante, al di là del fatto che va a investire su un sottostante che è quello dei petroliferi, che piace molto in genere agli investitori italiani. Volevo farvi vedere un'altra caratteristica che era il flusso cedolare, perché in questo caso, vedete, stiamo parlando di una cedola di 33,75 euro a trimestre, che vuol dire, vedete, un potenziale annuo del 13,50%. Quindi è un prodotto questo che può essere utilizzato sia in ottica di entrata periodica, ma anche di recupero minus, no? Soprattutto per quegli investitori che hanno non l'assillo di recuperare le minusvalenze in scadenza, ma che si possono permettere, diciamo così, il lusso di pianificare nel corso degli anni un sano recupero delle minus. Dico sano perché spesso e volentieri i risparmiatori cosa fanno? Si accorgono di avere minusvalenze in scadenza quando siamo a novembre-dicembre e quindi occorre, diciamo così, acquistare i maxi coupon che magari pagano un cedolone del 20-25%, ma che poi magari hanno 4-5 sottostanti
al certificato, hanno magari sottostanti molto volatili, oppure pagano cedole particolarmente, diciamo così, risicate nei mesi a venire, no? E quindi sono soluzioni che possono andare bene per posticipare le minus, acquistando il certificato, incassando la cedola e poi rivendendolo, ma che diciamo non sono in genere il massimo da essere tenuti per più tempo. Questo certificato non avrà il cedolone del 20-25%, ma comunque un ammontare annuo del 13-50%, soprattutto ha dei sottostanti, delle caratteristiche che possono far sì che questo certificato non sia solo un usa e getta, diciamo così, per recuperare le minus, ma possa essere anche valutato per il portafoglio, no? Per un'ottica di medio periodo. E quindi da questo punto di vista è qui che dicevo una pianificazione sana, perché vuol dire una pianificazione studiata bene senza l'assillo della scadenza delle minus. E quindi dicevo un certificato secondo me interessante. Anche in questo caso, attenzione a un aspetto importante: le prime due date di osservazione, quindi a luglio e a ottobre, vedete, non è attiva l'opzione autocall, la cedola all'effetto memoria. Per cui chi dovesse acquistare questo certificato, mantenerlo in portafoglio in entrambe le date di osservazione, a patto che tutti i sottostanti siano ovviamente superiori alla barriera, incassa 33,75 euro per ogni certificato a luglio e anche a ottobre. Poi si giunge a dicembre e qui, scusatemi, a gennaio, scusatemi, e a gennaio vedete si attiva l'opzione autocall, per cui da qui in poi avremo i tre scenari, no, che abbiamo descritto. Quindi dopo la struttura è sempre la stessa. Qui vedete sul sito trovate in modo molto molto chiaro tutte queste informazioni che vi servono per comprendere il certificato, il prodotto. Quindi anche questo, secondo me, è un prodotto assolutamente interessante. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Anna. Beh, come sempre descrivi tutto in modo completo e dettagliato, quindi non so bene cosa aggiungere, per cui possiamo magari passare alle ultime domande o fare giusto un ultimo giro sul sito per spiegare un po' il funzionamento delle varie sezioni per chi non lo conoscesse ancora, magari. Ok, allora partiamo magari velocemente. Un ultimo certificato che avevo selezionato. Questo è un altro certificato, sempre un Express, sempre un cash collar, sempre a distribuzione dei proventi. In questo caso è costruito su ENI Intesa San Paolo, quindi facciamo un po' diciamo così, il paio con il gemello che abbiamo visto prima, no? Quando abbiamo fatto ricerca prodotto, c'era quello con la cedola, cos'era, del 2,25, che era molto interessante. Questo è un altro certificato sugli stessi sottostanti, costruiti in un momento secondario, mentre il certificato di prima era leggermente sotto la pari. In questo caso, vedete, abbiamo un certificato leggermente sotto la pari, cioè un valore nominale di 100, di 1000 in realtà, scusatemi, e in questo caso quota 977, quindi quota sotto i 1000 del valore nominale. Quotato, vedete, sul SEDES, questo è il codice ISIN per identificarlo. Le barriere sono, scusatemi, vedete, discrete, quindi attive sulla scadenza. In questo caso dei due sottostanti, ENI e Intesa, andiamo a prendere i due valori, vedete, sono entrambi sopra la barriera. ENI dista che è il worst off un 50%, quindi per verificarsi l'evento barriera, ENI dovrebbe deprezzarsi del 50%, mentre l'altro dista un 53%. E vedete che anche a livello di strike, Intesa è sopra di un 6,40%, ENI è più o meno a cavallo, vedete, uno 0,60 in più. Abbiamo un fixing iniziale, vedete, di 10,35, siamo a 10,41, quindi proprio un filo sopra, entrambi sono sopra strike. In questo caso, rispetto al certificato di prima, no, che aveva la cedola del 2,25, in questo caso la cedola è leggermente più bassa, è un 1%, stiamo parlando quindi di 10 euro su 1000. Anche in questo caso, vedete, le prime due date di rilevazione, luglio-ottobre, non è attiva l'opzione autocall, quindi la cedola ha l'effetto memoria, la cedola è dell'1%, ma in queste due date non c'è l'opzione autocall. L'opzione autocall e quindi tre scenari si verificheranno di nuovo, vedete, da gennaio del 2022. Un altro aspetto da citare di questo certificato, che secondo me è interessante, è la scadenza, perché è un pochino più lungo rispetto a quelli che abbiamo descritto prima, se non erro, perché vedete scade nell'aprile del 2026. Anche questo quindi è comunque un certificato assolutamente
interessante. È vero che la cedola è più bassa di quello che abbiamo visto prima, ma comunque questo si compra sotto i 1000, quindi può essere una soluzione interessante, ovviamente se la scadenza 2026 è compatibile con la vostra ottica temporale. Ok, quelli che erano i prodotti, io direi di averli illustrato tutti, quelli che avevo presentato. Possiamo ritornare qui sul sito sull'home page, non sul sito di Anito, perché c'eravamo già in realtà sul sito, giusto per tornare in home page. Mi chiedono quando sarà disponibile la prossima selezione dei portafogli, quindi immagino che si Sì, riferiscano ai ci portafogli. stiamo lavorando proprio in questi giorni. Io penso che per la settimana prossima ci sarà la nuova selezione delle combinazioni di certificati. Dalla Perfetto, settimana prossima dovrebbe essere quindi presente segnatevi sul l'agenda della sito. prossima settimana home page del sito per andare a vedere, no, le nuove combinazioni di certificati, lo trovate qui in home page, vedete. Ok, altre domande? Non ce ne sono, Anna, quindi vuol dire che siamo stati bravi, immagino, Esaustivi, nel descrivere, soprattutto tu. esatto, delle Certo, varie caratteristiche. giusto volevo magari rimenzionare i nostri contatti, quindi per chi volesse scriverci, che ha domande riguardo a quello di cui si è parlato oggi o anche altri prodotti, è invitato a scriverci a infoitaly@leontech.com o a chiamarci al numero di telefono che stai sottolineando. Inoltre abbiamo creato anche una pagina Facebook che si chiama Leontech Italia, per chi appunto volesse rimanere aggiornato anche via social, si parla sempre di prodotti e delle nostre novità, quindi è un altro canale sul quale potete appunto iscrivervi e rimanere aggiornati e vediamo se questo ci rimanda al Adesso sono nostro... bloccato. Adesso, sì, ok. Questo è Leontech e basta, se non sbaglio, perché infatti non è in lingua italiana, ma Leontech Italia, Leontech Spazio Italia, eccolo. Questo invece è la pagina dedicata a Leontech Italia, quindi tutti i certificati emessi su Sedex o EuroTLX, l'offerta proprio per il mercato italiano. Inviti ai nostri webinar, novità appunto che riguardano l'operatività di Leontech in Italia, tutto è scritto in italiano. E infine, se vogliamo, sì, appunto, qui vi invito a mettere un like così magari vi vengono fuori le notifiche. E invece, tornando un'ultima volta magari sulla nostra, esatto, home page direttamente. Perfetto, abbiamo già da un po' creato una nuova sezione che si chiama Certificati più acquistati, quindi scorrendo sulla sinistra, andando giù l'ultimo, eccolo lì, Certificati più acquistati. Per chi magari fosse interessato anche a sapere quali sono stati i certificati più acquistati nelle ultime settimane, di solito cerchiamo di aggiornarlo. Magari ogni settimana, ogni paio di settimane, può dare un'occhiata appunto anche a questa nuova sezione del nostro sito direttamente con link dall'home page. Ok, interessante perché questo e questi, vedete, li abbiamo anche descritti oggi, no? Quindi non avevo notato questa sezione, però non ci siamo sbagliati più di No, tanto nella infatti. descrizione, no? Infatti. Io Gabriele ti ringrazio, come sempre è un piacere trascorrere con te questa ora in cui andiamo un po' a parlare dei nostri prodotti, ma non solo, in cui cerchiamo appunto, metto anch'io il video così per i saluti, di fare un po' di chiarezza e di rispondere a eventuali domande riguardo ai nostri certificati. Ringrazio tutti gli ascoltatori, vi invito appunto a seguirci anche alla prossima occasione e vi auguro una buona serata. Anch'io vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio Anna per averci accompagnato quest'oggi. Vi ricordo che saremo in compagnia sempre di Leontech anche il prossimo mese, quindi state pronti perché anche a luglio saremo insieme. Per ora io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro anch'io una buona serata. Se volete rivedere il video lo potete trovare da domani sul mio canale YouTube. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Grazie, arrivederci.